Ciao a tutti e ben ritrovati, amici, amiche, erbane ed erbani di tutto il mondo. Sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia, vivo in Toscana e oggi andiamo a conoscere un'altra pianta buonissima per l'utilizzo in cucina, un'erba spontanea mangereccia. Seguitemi! Ciao a tutti e ben ritrovati, amici e amiche raccoglitori e raccoglitrici. Sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia, e in questi mesi invernali in cui le raccolte hanno una loro naturale interruzione, voglio parlarvi dell'utilizzo delle erbe in cucina, delle erbe essiccate, raccolte magari durante la primavera e l'estate ed essiccate. Che cosa fa un'erbana con le erbe essiccate? Ovviamente dei capolavori in cucina, capolavori che necessitano sempre di qualche piccolo ingrediente segreto, di qualche accortezza, in più. Oggi vi voglio parlare del sale aromatizzato alle erbe che potete utilizzare per tutti gli usi che volete, per i vostri arrosti, per i minestroni, per aromatizzare sughi, per aiutarvi nelle vostre fantasiose creazioni in cucina. Per cui non ci resta che andare a vedere che cosa serve. È una ricetta veramente semplicissima, realizzabile da tutti, che necessita veramente di pochissimo investimento di tempo e di denaro. Seguitemi! Che cosa serve per realizzare il nostro sale alle erbe? Semplicemente del sale grosso o anche del sale fino, se preferite. Ovviamente, utilizzando il sale fino, il tempo di preparazione diminuirà tantissimo, per cui se avete fretta, forse il sale fino è la soluzione migliore. Oltre al sale, avete bisogno di erbe a piacere, a seconda del vostro gusto e anche a seconda di quello che siete riusciti a raccogliere durante la primavera, ma soprattutto in estate. Erbe aromatiche, sto parlando di quelle erbe che spesso coltiviamo nei nostri balconi o nei nostri giardini. Io qui ho del Timo vulgaris, che noi in Toscana chiamiamo pepolino e che vi ricordo è uno degli ingredienti segreti della zuppa di pane toscana. Ho del dragoncello, della maggiorana che amo tantissimo per l'aroma che emana, ne metto poca perché ha un sapore molto forte, un aroma molto forte, del timo serpillo e anche un pochino di rosmarino. Se vogliamo possiamo aggiungere salvia, alloro e io aggiungerò anche delle bacche di ginepro. Oltre a questi ingredienti avrete bisogno di un pestello, che sia di legno o che sia di marmo o di un altro tipo di pietra, purché non sia in plastica, perché altrimenti la frizione del pestello andrà a trasferire a lungo andare nei vostri preparati delle microplastiche, microparticelle di plastica. Quindi è meglio evitare i pestelli di plastica per favorire invece materiali naturali. Andiamo ad iniziare a produrre il nostro sale alle erbe. Per prima cosa introdurrò un pochino di sale nel pestello, sarà il primo ingrediente che io andrò ad aggiungere, non tutto il sale, ma una parte di quello che volete lavorare. Dopo che avrò inserito il sale, inizierò l'introduzione delle mie erbe. Già facendo questa azione, l'aroma che si sprigiona è veramente inebriante, quasi terapeutico. E anche il lavorare le erbe in qualche maniera, che sia in cucina o per prepararle per i nostri preparati medicamentosi o per le nostre pratiche spirituali, di spiritualità della natura, ma comunque lavorare le erbe è molto meditativo. Si sviluppa un rapporto, un legame molto intenso se le erbe si lavorano, si raccolgono e si lavorano di persona. Fa proprio una grandissima differenza rispetto a semplicemente approcciarsi alle erbe in maniera accademica.
L'esperienza è un ingrediente fondamentale, l'esperienza proprio pratica del lavorare, toccare, annusare le erbe. Favorisce la conoscenza, favorisce il riallacciarsi a questo atavico, antico legame che ha sempre fatto parte della natura umana da quando l'essere umano è su questo pianeta. Per ultimo andiamo ad inserire l'alloro. Ovviamente andrà inserito a pezzetti. Io arrotolo la foglia in questo modo e poi vado a sminuzzarla e ad inserirla. Una o due bacche di ginepro e poi un'altra parte di sale. Armiamoci di olio di gomito e pazienza e iniziamo a pestare. L'azione del sale ci aiuterà a sminuzzare anche meglio le nostre erbe. Ci siamo quasi. A me piace quando il sale resta un po' grosso, perché mi piace proprio utilizzare il sale, i cristalli di sale mentre cucino. Se preferite un risultato più fine o usate il sale fino, oppure andrete a pestare per un tempo maggiore. Il nostro sale alle erbe è pronto. Adesso non vi resta che utilizzarlo come più vi piace. Continuate a seguirmi e continueremo a scoprire insieme la meraviglia del cucinare con le piante. Ciao, a presto! Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma niente paura, altri video seguiranno. Seguitemi, mi raccomando, su tutti i miei social e trovate il link in descrizione. Vi ricordo che un video non è sufficiente per imparare a riconoscere le piante spontanee, soprattutto ad uso alimentare, per cui è consigliabile sempre farsi seguire da un esperto. A questo proposito, se siete interessati alle mie lezioni, alle mie passeggiate, a conoscere uno stile di vita più naturale e a approcciarvi al benessere che regala la natura, potete partecipare ai miei corsi, alle mie passeggiate, alle mie lezioni online, ai miei seminari. Potete seguirmi e se volete, se siete interessati a conoscere in anteprima quali sono i miei corsi a cui potete partecipare, vi invito a scrivermi all'indirizzo email che trovate in descrizione. Faccio sia corsi dal vivo che corsi online. Fatemi le vostre domande nei commenti e sarò felicissima di rispondere. Vi ricordo di non raccogliere mai, soprattutto per l'uso alimentare e officinale, piante di cui non siete sicuri al 100%, perché come ho già detto diverse volte, le piante possono anche essere pericolose, oltre che delle preziosissime alleate. Vi ricordo di non raccogliere vicino a fonti di inquinamento, lungo strade trafficate, ma di cercare il più possibile dei luoghi il meno inquinati possibile. Vi saluto qui per adesso, vi invito a continuare a seguire i miei video, mettete un like, condividete, aiutatemi a far crescere il canale e a continuare a mantenere gratuiti i miei contenuti. E ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Grazie per aver condiviso con me l'amore per la natura.